Nessuno degli ex combattenti della Prima Guerra Mondiale è vivo. Abbiamo recuperato qualcuno dei loro canti originali, incisi allora, corredato da 4 CD il libro Le voci ritrovate, edito da Nota, curato da Ignazio Macchiarella e Emilio Tamburini, rievoca la preziosa opera della Regia Commissione Fonografica Prussiana, guidata dal musicologo Karl Stumpf. Il gruppo di studio del Kulturministerium, direttamente finanziato dal Kaiser, voleva raccogliere attraverso le voci dei prigionieri elementi sulla lingua, la musica, la cultura dei popoli i cui eserciti combattevano contro la Führerbund, quadruplice alleanza. Le immagini che vedete sono fotografie e cartoline dell'epoca, prevalentemente italiane, ritrovate da Euronews. In questa foto il futuro Papa Pacelli, allora nunzio apostolico a Berlino, rende visita al campo dei prigionieri italiani di Rastatt. L'Italia aveva delegato la tutela dei propri soldati a una commissione della Croce Rossa, che oltre ai pacchi di aiuti alimentari smistava la corrispondenza, fatta soprattutto da cartoline per ragioni di censura. Grazie a questa attività di documentazione giungono a noi oggi le voci di 42 militari italiani provenienti da quasi tutte le regioni italiane, oltre a un esponente della minoranza Arbresh del Molise. I canti sono anche quelli melanconici della lontananza, dedicati agli amori lontani.